Benvenuti o ben ritrovati in un mio nuovo video. Vorrei ringraziare Ellie per avermi taggata. Ellie ha aperto anche un canale che fa solo ed esclusivamente ASMR. Ecco la pagina del suo canale. Quindi adesso leggiamo insieme le domande e io risponderò. La prima domanda in questione è: profumo estivo preferito? Allora, attualmente sto usando questo, la Nota 610, targata Vere Essence. La seconda domanda è: crema viso per l'estate? Allora, io purtroppo non uso creme viso, l'unica cosa che faccio mattina e sera mi lavo il viso con una saponetta allo zolfo e ve la consiglio perché è fantastica, lascia la pelle morbidissima. Poi crema corpo per l'estate, io uso un olio perché appena posso prendo il sole e quindi opto sempre per l'olio e io sto usando adesso l'olio di Provenzali. Colore preferito per le unghie o rossetti ideali? Allora, le mie unghie, eccole, a giorni alterni metto lo smalto, ma niente di che. E rossetto mi piacerebbe dire questo, ovviamente rosso, ma portando la mascherina purtroppo opto per dei lucida labbra del genere, in modo e maniera da poter idratare le mie labbra. La prossima domanda è: ombretti ideali per la stagione calda? Io non, d'estate non è che mi trucco molto, in genere io faccio il contorno delle labbra, d'estate per me il trucco è fatto, ma visto che dobbiamo mettere la mascherina, ultimamente non sto usando neanche la matita per le labbra, però io mi trovo benissimo con questo, che in teoria è un illuminante, eccolo qua, guardate quanto è bello, che si mette ovviamente sulle guance, però io quando è me lo metto anche sugli occhi e così con un secondo ho fatto il trucco completo. Poi fondotinta o BB cream? Io non uso né fondotinta né BB cream d'estate perché fa caldo e non, la pelle che dopo trasuda, lucida, non è che mi faccia proprio impazzire. Borsa di cui non posso fare a meno per l'estate? Allora, mi piacerebbe dire un bel marsupio, ma non lo posso dire perché cioè, un trolley dovrei dire. Mio marito fuma la sigaretta elettronica, quindi la sigaretta elettronica, il liquido, l'acqua della ragazzina, filtri, cartine e tabacco, e quindi una borsa abbastanza capiente, anche se non è al massimo della comodità, ma purtroppo essendo, no purtroppo, nel senso avendo bisogno di tante cose non posso optare per un marsupio, io di mio direi un marsupio, ma non è utilissimo. Poi il mio capo d'abbigliamento must per l'estate, ovviamente d'estate fa caldo, quindi opto sempre per vestitini comunque leggeri, per vestitini che non si stirano, perché non amo stirare soprattutto d'estate, e quindi io metto sempre vestitini oppure shorts e toppini, metto sempre cose facili e veloci. Io il mio tag l'ho concluso, grazie ancora Ellie per avermi taggata, ecco qua Ellie. Ovviamente taggo tutte le persone che vogliono riprodurre questo tag. Vi mando un bacione.